accendiamo questo che mi unisce di là. Ok. Facciamo tutto il giro coti coti. Perché hanno fatto questa gran curva da questa parte? No, di nuovo. Chi è questa volta? Incontri muffogeno. Lottiamo, sì. Colpisci muffogeno 1. Taglielo in testa. 49. Dai così. Riusciamo a evitare possibili... No. Porca miseria, l'ho preso in pieno. Muffogeno 2, dai. In testa e uno l'abbiamo fatto fuori. Dai. Odore di negozio di esche. Muffogeno... Non ho capito perché non mi ha attaccato muffogeno 1. Sono i viscidi, porca mia. Che cazzarola sono queste cose? Mamma mia, che cose brutte. Mi hanno colpito pure, mannaggia. Muffogeno. Dai così. Ok, hai vinto. Pigliamo esperienza, pigliamo esperienza. Via, 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 via. Aspetta, che è sta cosa? Perché spariscono? Leggiamo. Senza candele a guidarli a casa. I mostri navigarono usando i cristalli. Ok. E ma dove stanno i cristalli? Porca miseria. Sbagliato strada, dai così. Dai così, dai, 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 dai,
Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, mi serve un'altra lanterna mi serve, signori. Un'altra lanterna, dove la piglio un'altra lanterna? Dai, 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 dai. No, questa è stata chiusa. Porca miseria, allora, aspetta, torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. Riaccendiamo questa perché ho bisogno di vedere. E dov'era? Eccolo qua. Dai, così. Dai, 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 veloce, 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 veloce. Questo video sta durando tantissimo, ma va bene. Dai, 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 lanterna per noi, lanterna per noi. Ok, di qua andiamo da qualche parte. No, qui c'è tutto il muro. Lanterna per noi. Dai, 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 sali, 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 sali. Mi serve una lanterna. Dammi una lanterna. Dammi una lanterna. Lanterna, ok, possiamo andare di qua. No, sti cazzaroli di mostri, non li sopporto più. Scappa, scappa, sì, fuggi, fuggi. Potevamo risparmiare, va bene. Siamo scappati, abbiamo fatto prima. Dai, 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 così. Ok. Siamo arrivati nell'acqua. Si sta facendo di nuovo notte. Non vedo più nulla. Non vedo più nulla, signore. La cosa mi mette paura. Dietro di te. No, signori, Udin pure stasera. No, vi prego. No, 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 no. Questo episodio è troppo complicato. Questo episodio è troppo complicato. Sette. Sette? Bubu, sette te. Sette anime umane. Con il potere di sette anime umane, il nostro re, Re Asgore Dremur, diventerà un dio. E che me frega a me? Con questo potere, Asgore potrà finalmente frantumare la barriera. Finalmente riprenderà la superficie dell'umanità. E le restituirà la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Capisci, umano? Ok, è la tua sola possibilità di redenzione. Rinuncia alla tua anima, o te la strapperò dal corpo. No, 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 Udin, 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 io non riesco a muovermi, signore. No, devo no. Udin, ti aiuto a combattere. Che cosa vuole il piccoletto? Come Udin ti aiuta a combattere? Oi, cosa sta succedendo, signori? Ce l'hai fatta, Udin è proprio davanti a te. Sì, che culo! Hai i posti in prima fila per il suo scontro. Ma vuole lottare con me? Sai com'è? Aspetta. Contro chi combatte? Contro di me. Cos'è successo? Non lo direi mica ai miei genitori, vero? Non ci ho capito nulla, signori. Non lo direi mica ai miei genitori, vero? Ah, certo, perché lui ripete l'ultima cosa che ha sentito. Ma di qua non si passa? Ma e io dove devo andare? Signori, c'è un attimo di confusione. Se di qua non si passa, io dove cazzo lo dovrei andare? Tiragli una testata magica. E torniamo indietro. Nuova strada, nuova strada. Tanti fiori parlanti, porca miseria. Senti una conversazione di passaggio. Se te lo dico, prometti di non ridere di me? Ah, questo era quello che dicevo l'altra volta. Senti una conversazione di passaggio. Certo che non riderò. Senti,
Segnala, stazione di passaggio. Un giorno vorrei scalare questa montagna sotto cui siamo tutti sepolti. Trovarmi sotto il cielo e guardare il mondo intorno, questo è il mio desiderio. Ho già sentito questo discorso, signori. Senti il ridere. Ehi, hai detto che non avresti il riso. Senti una conversazione di passaggio. Ok, scusa, solo che è buffo. È anche il mio desiderio. Quindi tutti i mostri hanno il desiderio, tuttavia c'è una profezia. L'angelo l'eletto che ha visto la superficie ritornerà e il sottosuolo si svuoterà. Quindi praticamente tutti i mostri hanno il sogno di poter scappare da qui. Io continuo ad andare dritto. Di qua ci posso andare? No, di qua però no. Manco di qua posso andare. Perfetto. Strada obbligatoria. Senso unico, signori. Oi! Chi cazzarola è? No, il bimbo! Grazie, amico mio. Ci hai salvato prima. Perché si sta avvicinando così? Mi fai paura. Il traghetto che ci ha salvato prima. Invece che guarda sempre da questa direzione. Oi, so che non dovrei trovarmi qui, ma ti voglio chiedere una cosa. Cavoli, non ho mai dovuto chiederlo a nessuno prima. Oi, tu sei umano, giusto? Ah ah, cavoli, lo sapevo. Beh, lo so ora, intendo. Udin mi ha detto, stai lontano da quell'umano. Quindi c'è, Suppongo questo ci renda nemici o qualcosa del genere. No, non è vero, ma io faccio un po' schifo in queste cose. Oi, dimmi qualcosa di cattivo, così posso odiarti? Per favore. No. Oi, che? Quindi devo farlo io? Ci provo, eh? Oh, io ti odio da morire. Ma perché? Cavoli, io sono proprio uno strombolo. Io ora vado a casa. Ma no, ma eravamo amici! Ma il draghetto amico mio! No, 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 no! Oi, aspetta, aiuto! Sono inciampato! No, no! Di nuovo Dean! Salvalo, salvalo, salvalo! Vieni qua, zio! L'ho salvato io? Oh, 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 oi! Bella! Se vuoi fare del male al mio amico. Prima di vedertela come grande il draghetto! Grande il draghetto! No, addirittura Dean sta scappando! È scappato Dean! Se n'è andata! Oi, mi hai proprio salvato la pelle! Suppongo che essere nemici fosse solo un bel pensiero. Invece dovremmo solo essere amici. Cavoli, dovrei davvero andare a casa. Scommetto che i miei sono preoccupatissimi per me. Grande draghetto, dai, l'abbiamo salvato e lui ci ha salvato la vita. A dopo, bello. Grande, bello. Signori, sta diventando sempre più intrigante sto gioco. Abbiamo salvato la vita al draghetto per il quale ci aveva detto che dovevamo essere nemici e alla fine il draghetto è diventato nostro amico. Ci ha salvato la vita da Odin. Ok, per ora stiamo continuando a camminare senza. Ok. Ma porca miseria. Sette anime, dai, sta diventando ripetitivo, Odin, però. E Rheas Gor diventerà un dio. Sei. E quante ne abbiamo raccolte finora? Porca miseria, gli serve la mia anima. Capisci? Mamma mia. Gli serve per forza la mia anima. Con la tua settima e ultima anima questo mondo verrà trasformato. Prima, tuttavia, come tradizione per coloro che giungono fin qui, ti racconterò la tragica storia del nostro popolo. Ebbene, tutto iniziò molto tempo fa. No, sai una cosa? Al diavolo. Perché raccontarti quella storia quando stai per morire? Ma no! Ma che cattiveria terribile! No, aspettate. Tu! Sei levato l'elmetto! Ostacoli i sogni e le speranze di tutti. Nei libri storici di Alphus gli umani erano compassionevoli, ma tu? Tu sei solo un criminale impenitente. Vaghi per le caverne attaccando chiunque sul tuo cammino. Non è vero, autodifesa, ma per piacere. Non li hai uccisi perché dovevi. Li hai uccisi perché per te era facile. Perché per te era divertente. Non è vero, pensi sia stato divertente quando l'ho scoperto? L'unità canina di Snowy è stata del tutto decimata. La mia truppa e i miei amici distrutti. È forse divertente? No. Ma il tuo tempo è scaduto, canaglia. Non farei male a nessun altro. È apparso un cavaliere con l'armatura. E tutto il dolore inflitto ai caduti. Ogni speranza, ogni sogno che hai polverizzato, te lo restituirà con la sua lancia. Arga, 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 arga. Ti mostrerò quanto sono davvero determinati i mostri. Forza, fatti avanti e facciamola finita. No, signori. Fermi tutti.
Salvataggio, signori, salvataggio tecnico-tattico. Il vento qua sei pieno di determinazione. Va bene, signori, fermi qua. Siamo arrivati a un punto cruciale, signori. Prossimo video combatteremo contro Udin e vedremo cosa succede. Gli serve la nostra anima per concludere questo, per liberare i mostri, ma noi dobbiamo cercare di rimanere vivi il più possibile. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!